Il secondo che vi voglio. È venduto a Verona. Ciao a tutti, io sono Nenni e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi video consigli che non facevo da agosto 2018 e i libri che vi consiglierò sono libri che ho letto da agosto fino adesso, tranne due, a cui ho dato 4 o 5 stelline su 5. Partiamo ovviamente da Il collezionista di ossa di Jeffrey Deaver, la prima indagine di Lincoln Rhyme e Amelia Sachs. Io ero curiosissima di sapere come si erano conosciuti, come qual è stata la loro prima indagine, perché io ho letto gli ultimi due, sono partita dagli ultimi due, perché non sapevo che facevano parte di un ciclo. Poi quando l'ho scoperto ho detto vabbè, adesso devo recuperare anche tutti gli altri. Comunque questo libro racconta di un serial killer, il collezionista di ossa, che è ossessionato dalle ossa. Amelia Sachs infatti poi trova una mano di un uomo in un binario, e quindi viene coinvolta in questa indagine del collezionista, che è un serial killer molto molto furbo, perché in ogni scena del crimine lascia degli indizi alla polizia che sarà in grado di decifrare in fretta a salvare le prossime vittime, perché se farà in tempo salverà le vittime, se no moriranno. Quindi in questo libro pieno di suspense, bellissimo, appunto Lincoln e Amelia dovranno salvare le vittime, ma non solo, dovranno anche truffare il collezionista di ossa, che non si fermano davanti a niente, è un treno anche lui, cioè corre lui, corrono tutti. Bellissimo, ripeto, pieno di suspense, un thriller davvero bellissimo. Se voi vi volete approcciare a Deaver, io vi consiglio di iniziare dal collezionista di ossa e poi leggere anche tutti quanti gli altri. Io vi consiglio di seguire la cronologia. Poi, se voi volete fare a caccia vostra, vabbè, fate come vi pare, come ho fatto io. Ma io sono un po' giustificata perché non sapevo che facevano parte di un ciclo. Pensavo che erano, sì, sono tutti comunque autoconclusivi. Però comunque anche negli altri, neanche nelle altre indagini troviamo gli stessi personaggi, stesse ambientazioni, tra virgolette, casa di Rhyme, l'America, insomma queste cose qua. Quindi se volete conoscere bene i personaggi, ovviamente partite dal collezionista di ossa, perché ovviamente sono descritti anche molto bene partendo da qui, perché comunque se iniziate dall'ultimo magari vi trovate dei personaggi che magari altre persone conoscono già, che l'autore conosce già molto bene, perché comunque anche come ho fatto io partendo dall'ultimo mi sono ritrovata a questi personaggi, tipo ma chi sono, cosa fate nella vita, ma così proprio buttati lì, perché ovviamente i lettori che conoscevano già Lincoln e Amelia e tutta la loro troupe già erano a conoscenza, quindi erano già più familiari con i personaggi. Io invece no, quindi per questo ho deciso di voler iniziare a leggere tutti gli altri libri per essere un po' più familiari con i personaggi, con le ambientazioni, con lo stile di scrittura di Deaver. Infatti adesso piano piano sto recuperando anche tutti gli altri. Speriamo che vada a buon fine e possa recuperarli tutti. Il secondo libro che vi voglio consigliare è L'ombra del collezionista, sempre di Jeffrey Deaver. Ovviamente non potevo non consigliarvelo, perché se vi ho consigliato Il collezionista di ossa, questo c'è da leggere per forza. Ci sono stati altri libri in mezzo, diciamo, tra Il collezionista e L'ombra, perché ovviamente sono stati pubblicati a differenza di anni, però potete fare anche così. Potete prima leggere Il collezionista di ossa e poi leggere questo. Perché in questo libro ritroviamo un'altra persona che è ossessionata dalla pelle. O almeno lui aveva, questo serial killer aveva letto il libro che Rhyme aveva scritto sul collezionista di ossa, e si era anche lui fissato che doveva fare una cosa simile. Però lui è ossessionato dalla pelle, a differenza del collezionista di ossa, e quindi ritroviamo le
più o meno le stesse dinamiche che abbiamo trovato nel collezionista di ossa, però non stancano, ecco, non è ripetitivo, è solo molto simile. Riguarda il serial killer, perché appunto, ripeto per l'ennesima volta, lui si rifà il collezionista di ossa, ma fissandosi sulla pelle. E questo mostro schifoso, insetto bruttissimo, che tra l'altro, se vedete, non so se si riesce a vedere, qui c'è un occhio umano, vabbè, che schifo, è un tatuaggio proprio dell'ombra del collezionista, e tutto girerà attorno a questo tatuaggio, perché tutte le sue vittime, che non uccide ma dà indizi, sia per salvare, tutte le vittime dicono di aver visto questo suo tatuaggio, cioè lui vuole far vedere questo suo tatuaggio, lo mette in mostra, e quindi la polizia, per riacciuffarlo, non solo dovrà decifrare gli indizi che gli darà nella scena del crimine, ma dovrà basarsi anche sul tatuaggio, questo tatuaggio rosso, ed è un problema questo tatuaggio, darà molti problemi. Ovviamente sono protagonisti sempre Amelia e Lincoln, insieme a tutta la loro troupe, e anche qui pieno di suspense, adoro, bellissimo, perché ovviamente per chi ama il collezionista di ossa non potrà non amare l'ombra del collezionista. Consigliatissimo. Poi, terzo libro, La verità sul caso Rigoberto di Jerry Dicker. Allora, io mi sono rifissata di questo libro, voglio rileggerlo. Non so, mi è venuto così lo schizzo di volerlo rileggere, perché cioè, è bellissimo, sono 700 pagine di suspense, proprio di, non solo di ansia incredibile, perché questo libro racconta di Marcus è il protagonista, uno dei protagonisti, che è un novellino scrittore, che ha avuto un sacco di successo nel suo primo libro, tutti adoro, bellissimo, tutti, non so, vabbè, cose così, però poi ha il blocco dello scrittore. La sua casa editrice vuole un altro libro, vuole farsi soldi su Marcus perché hanno guadagnato tantissimo anche loro con il suo primo libro, e quindi lo prestano che deve scrivere un altro libro, ma lui non ce la fa, il blocco dello scrittore le prova di tutto, e poi decide di andare, questo proprio evento scatenante, decide di andare a trovare il suo prof dell'università, scrittore anche lui molto acclamato, appunto il famosissimo Harry Quebert, che è lì da tantissimi anni, abita lì, sculato al mondo di tutti, in questa cittadina che nessuno si caga, tra l'altro pure lontano da tutti, e qua Marcus fa un'incredibile scoperta. O almeno tutti fanno un'incredibile scoperta, ma Marcus ancora di più, poi vi spiegherò perché. Allora, si viene a scoprire che nel giardino di Harry Quebert è seppellito un corpo, c'è una delle di un corpo di una ragazza, Nola Pelergan, che era scomparsa anni prima. Allora, in questo caso Marcus scopre che Harry e Nola avevano avuto una relazione, e quindi ovviamente tutti pensano che sia stato Harry a rapire e uccidere questa ragazzina, e quindi Marcus, convinto della sua innocenza, dovrà investigare sulla vicenda, su ciò che è successo, e scoprire la verità e dimostrare l'innocenza di Harry. Ce la farà o non ce la farà? Io vi consiglio di leggerlo, anche se è un mattone enorme, sono 700 pagine, ma io ho letto comunque in qualche giorno, tipo 4-5 giorni io l'avevo finito. Se non avete voglia di leggere questo mattone, ma siete comunque incuriositi, esiste la serie TV che appunto si chiama The Truth About Harry Quebert, che si trova su Eurostreaming. Io ho tradotto lo streaming in inglese con i sottotitoli, non so quando uscirà in Italia in modo legale, non lo so, comunque se volete vederla, cioè su Eurostreaming, su Bata, in inglese con i sottotitoli, se no vi leggete il libro, che è molto molto meglio, anche se devo dire che la serie TV
che poi tra l'altro Eric Bert è interpretato da Patrick Dempsey, quindi questo dovrebbe darvi un motivo in più per vedere la serie TV. È molto molto simile, fatta molto bene, quindi cioè, se voi vedete la serie TV avete letto secondo me metà del libro, perché ovviamente in una serie TV c'è modo di poter sfruttare al meglio il libro, infatti così è stato, però ovviamente non è che possono mettere tutti i minimi particolari di ciò che è successo, ovviamente cioè, capite pure che se no sarebbe venuta una serie TV peggio di Grey's Anatomy, cioè lunghissima. Quindi vi consiglio o il libro o la serie TV, che comunque vi faranno apprezzare tantissimo la storia. Io adesso sto recuperando anche gli altri libri di Joel Dicker perché non potevo non farlo. Appena finirò i libri di Joel Dicker ci farò un video a parte perché non posso non farlo. Quarto libro che vi consiglio è Piranha di Tilly Classer. Questo è un altro libro che tiene sulle spine, molto più esogeno di tutti quelli che vi ho detto fino adesso. Io questo l'ho pagato 5 euro, non vi fate ingannare dal prezzo, perché molte volte certe persone dicono vabbè questo costa poco, non vale niente. No, questo è il libro che ho pagato di meno in tutta la mia vita ed è stato un bellissimo, forse meglio di altri che ho pagato molto di più di questo. Premessa di questo libro è che uno scienziato ha progettato un'arma micidiale, ma proprio di quelle potentissime, però poi viene ucciso da un'eruzione vulcanica e viene ritrovata questa sua ingegnosità dopo un secolo, e sarà compito del capitano Juan Cabrillo, spero si pronunci così, a dover salvare questo marchingegno dalle mani sbagliate, e quindi entrerà in questo viaggio di Juan Cabrillo e della sua troupe, del suo equipaggio, perché lui è un comandante di navi, e dovrà appunto prima di tutto scoprire che cos'è sta cosa che hanno trovato, perché giustamente sì, è un'arma micidialissima, però tipo che roba è? Ecco, voi leggetelo, lo scoprirete, perché ovviamente è uno spoiler troppo gigante per dirvelo. Però questo suo viaggio alla ricerca di questa scoperta, questo scienziato, sarà molto esogena, perché giustamente ci saranno colpi di scena, ma non solo, c'è molta ansia, ci saranno anche botte in faccia, tantissime, perché si saranno ammazzate tantissime, e tante altre cose illegali che in realtà non si potrebbero fare, però Juan le fa lo stesso, perché lui sceglie il Juan Cabrillo e quindi può fare tutto. E la serie di Tilly Classer mi piace tantissimo, e io voglio recuperare anche gli altri perché comunque ho visto in libreria che costano poco. Questo è quello forse che costa di meno, ma comunque si aggirano tutti dai 7 euro ai 12 euro, quindi alla fine si possono recuperare benissimo, anche se sono tanti. E questo non è l'unico libro con protagonista Juan Cabrillo, però comunque si può capire il suo stile, come è fatto, che tipo è, insomma. Sono tutti libri autoconclusivi, quelli di Tilly Classer, ma comunque ritroviamo spesso Juan Cabrillo nei suoi libri. Quindi potete iniziare da qualsiasi libro, non vi preoccupate, perché comunque si capisce subito l'ambientazione, i personaggi, non è come Diver, insomma, questo è insomma, più fattibile leggerli in ordine che vi pare, insomma. Quindi questo costa 5 euro, cioè almeno l'ho trovato 5 euro, adesso non lo so se c'è ancora a questo prezzo. Comunque, se lo vedete su Amazon, comprate su Amazon, comunque risparmiate tantissimo, anche se costano comunque sui 12 euro gli altri libri, comunque si può sempre risparmiare. Quinto libro, La lettera di Catherine Hughes. Questo anche ho trovato 5 euro. Adoro, questo è flessibile, ma lo potete trovare anche in copertina digitale, l'ho visto in libreria.
però questo ovviamente è tipo 17 euro o qualcosa del genere, non mi ricordo. Comunque questo è il più consigliato di tutti, di quello che vi ho nominato ora in questo video, perché è meraviglioso, ragazzi, è meraviglioso. Racconta di Tina, che ha un marito violento, non vive proprio la vita che vorrebbe, e lavora in un negozio di vestiti usati per beneficenza, in realtà. E in una delle giacche che gli hanno portato al negozio trova una lettera mai spedita, che risale al settembre del 1939, da parte di un certo Bill per una certa Chrissy. Quindi lei si incuriosisce, vuole sapere chi sono questi due ragazzi, la loro storia, che cosa è mai successo. Quindi lei scaverà nel passato, sarà l'unica fuga dalla sua vita, ma una gioia, ma soprattutto dal suo marito violento, e scaverà appunto nel passato per scoprire la storia di questi due ragazzi. E quindi si ritrova nel periodo della guerra, nel periodo bruttissimo della guerra, e quindi si troverà però anche in una storia d'amore, una storia finita malissimo, vabbè, spoiler, ma vabbè, è poco questo spoiler per tutto quello che verrà a sapere Tina da una semplice lettera trovata in una giacca. E io vi consiglio di leggerlo, perché fa capire tantissime cose. Prima di tutto fa vedere come si viveva ai tempi della guerra, come era vista una storia d'amore nei tempi della guerra, perché quando uno si pensa alla guerra non pensa anche all'amore. Invece io ho trovato questo libro meraviglioso proprio per questo. L'autrice ci fa vedere sia Tina, che con la sua vita ha mai una gioia, ai tempi nostri, e la vita di questi due innamorati, sempre mai una gioia, nei tempi della guerra. Cioè, come si fa a non amare questo libro? Poi le cose che scoprirete alla fine, ragazzi, la vera storia di questi due ragazzi, cioè, è troppo bello, è troppo tenera questa storia, nonostante molto cruda, è anche molto tenera. Alla fine consiglio bonus Romeo e Giulietta di William Shakespeare, un'altra storia tenerissima, piena di disgrazia e mai una gioia, ma di questo libro vorrei parlarvi dettagliatamente in un altro video specialissimo, che vedrete prossimamente. Comunque, Romeo e Giulietta è una storia di questi due ragazzini che si erano innamorati, ma il loro amore fu distrutto, perché la storia finisce male, a causa dell'odio delle loro famiglie. Il libro, prima di tutto, appunto, ripeto, tenerissimo, dall'altro lato mai una gioia, tristissimo, tipo William Shakespeare, perché hai fatto questo? Ha inventato a Verona, città che io trovo magnifica, vista solo tramite foto, perché non ci sono mai stata e vorrei tanto venire a trovarvi voi, ragazzi veronesi, cioè veronesi. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se avete letto uno di questi libri, se volete leggerli, e noi ci vediamo alla prossima, ciao!